Bella ragazzi, bentornati sul mio canale e finalmente sono quasi emozionato nel dirlo, benvenuti su FIFA 16. Come vedete anche dalla maglietta, siamo prontissimi, siamo veramente prontissimi. Ho preso oggi FIFA, oggi 24 settembre, questo video probabilmente lo vedrete il 26 che è sabato. Vi spoilerò immediatamente che domani vedrete un video molto particolare, quindi non mancate perché ci tengo e sarà un video molto importante per quello che succederà in questo futuro, diciamo, in questo presente futuro della Madonna. Comunque, iniziamo subito con il botto. Si parte dalla novità di questo FIFA, ovvero il draft foot draft, chiamatelo come volete. L'avete sicuramente letto dal titolo, l'avrete intuito dalla miniatura. Guardate che abbiamo in rosa, ragazzi. Questo è il mio primo foot draft. Questa è la squadra. L'intesa, ragazzi, è 77, però è l'intesa più alta che potevo costruire con i giocatori che ho trovato. Quindi, ricapitolando, è un 4-2-3-1 con Moya tra i pali, difesa 4 con Godin, Boateng, Arbeloa e Adriano. Al centrocampo abbiamo Iborra e William Carvalho, a destra Jesus Navas, Payet e CR7 If, a sinistra dietro a Pierre-Emerick Aubameyang. Andiamo anche a dare un'occhiata rapida alla panchina, dove si siedono Patricio, Ovedes, Moreno, Silva, Sanchez, Correa e Hulk. Poi c'è David Luiz che non so perché non sia in panchina, ma questi sono dettagli. E infine Teio, Pascuato, Gilbert, Gomez. Insomma, non li potevo portare tutti. Comunque questa, come vi ho detto, è l'intesa migliore che potevo dare con questi giocatori. E quindi io andrei subito a fare una partita. Ne ho già fatta una, vincendola per 4-2. Magari vi metto qualche immagine qui sotto, anche perché CR7, ragazzi, ha fatto un gol da paura su punizione. Un gol veramente bellissimo. Comunque non so se qui ci fa vedere vabbè, lo storico sicuramente. Ecco, da quello che ho capito, per completare, diciamo, una stagione draft dobbiamo vincerne 4. Cioè, da quello che ho capito, c'è scritto. Spero di aver intuito. Quindi siamo a una vittoria alla prima partita giocata per 4-2. L'ho fatta giusto per vedere un po' come funzionava. Adesso vi farò vedere una partita. Ditemi poi nei commenti se ne volete altre, eccetera. Io comunque vi porterò, se ci riesco, spesso anche questa tipologia di video. Quindi partiamo subito, andiamo a cercare il primo avversario. Ok, buonissima anche la latenza. Noi giochiamo con questa maglietta che l'ho cercata per tutto FIFA 15, l'ho trovata in un pacchetto adesso, quindi potete capire le cose simpatiche della vita. Non ha per niente una brutta squadra, e anche quello che avevo trovato prima, ragazzi, aveva Ibra, Messi e Neymar davanti. Nonostante ciò l'ho battuto 4-2. Alla fine dipende molto dalla bravura singola degli utenti, perché è chiaro che puoi trovare pure Dio in questi draft. Poi dipende da quanto sei bravo a giocare. Se sei bravo a giocare, squadra in campo, flash contro Bomber Team. Tolgo un attimo la telecronaca e poi ci risentiamo per gli highlights. Ok, fatto. Ho anche impostato i nomi sopra e quindi siamo veramente prontissimi. Si parte adesso con 1 minuto e 33 di ritardo, ma si parte. Fa circolare il pallone dalle parti di un suo compagno che è Gámez. Ruba il pallone molto bene su Navas, poi manda dentro Payet. Il movimento da parte di Payet, sta salendo anche Ronaldo a sinistra, cercato CR7, mette giù il pallone, almeno ci prova perché Mata a chiudere, quindi Montoya in verticale. Buonissimo guizzo di Adriano, quindi il pallone gestito da Willian con l'apertura dalle parti di Jesus Navas, la copertura di Jesse Rodriguez. Prova Gámez che torna dietro, sbaglia tutto perché c'è Navas sul pallone, Navas deve tenerlo, poi va dentro da Payet, occhio alla prova posizione di Navas, si mette rigore, Navas col destro, la risposta di Farma non è finita, Aubameyang! Pierre-Emerick Aubameyang, 7 sul cronometro, Bombers Team già in vantaggio, partenza bruciante, partenza veramente ottima in questo avvio per gli uomini di Federico Marconi. Destro di Navas respinto molto bene dal portiere, poi la freddezza di Aubameyang che era andato in gol anche prima, aveva segnato il gol del 4-2, perso però questo pallone recuperato subito, Carvalho per Adriano che va sul sinistro. Si verrà molto bene del pressing e poi manda, o almeno prova a mandare Iborra che non è velocissimo, infatti non ci arriva. Montoya, che vorrebbe far passare il pallone, non ci riesce. A rimorchio arriva Carvalho che rimanda Aubameyang. Occhio che il portiere è fuori, Aubameyang con il tocco sotto. E qui carica un po' troppo, o meglio carica un po' troppo. Peccato, occasione per il raddoppio. Navas fa recuperare molto bene questo pallone, Navas dentro per Iborra. Sostegno che non c'è a sinistra, c'è cioè quello di Aubameyang però nel rigore, Aubameyang difesa schierata malissimo, la rimette in mezzo è un parolone, non c'è comunque nessuno in maglia gialla e quindi può ripartire il nostro avversario con il lancio verso Ibra che può correre sulla destra, rincorso da Adriano, la velocità di Zlatan Ibrahimovic che trova il fondo, poi rientra, salta Adriano, Ibra col mancino, c'è Moya per Iborra, occhio che sale a destra Navas, pallone per Aubameyang che perfeziona il lancio.
E quindi Jesus Navas in mezzo per Payet. Payet può puntare uno contro uno. Aspetta Aubameyang, aspetta anche Ronaldo, lo serve adesso. Ronaldo in aria col destro deviato. Il pallone poi torna a Aubameyang, che può rimettere il cross. Lo fa verso Ronaldo, che segna da posizione impossibile. Se l'è messa dentro Farman. CR7, terzo gol in due partite. Il primo che vedete voi è 2-0 al 23esimo con Jesus Navas. E allora Navas in mezzo al campo per Aubameyang, che sposta il pallone e finisce giù. Calcio di punizione, occhio che rimane a terra il giocatore del Borussia Dortmund. Poi si rialza dopo qualche secondo. Allora vediamo un po' come gestirla qui. Carvalho la vuole mettere nella terra di nessuno. Boateng fa 3-0 a 5 dalla pausa. E adesso comincia ad essere veramente pesante. Lo stiamo veramente ubriacando. Ha quittato, ero sicuro. Comunque ragazzi, questo era il video, questo era Foot Draft, questo era FIFA 16. Fatemi sapere con un bel commento cosa volete su FIFA. Chiaramente la carriera arriverà, state tranquilli, e in questo il video di domani sarà fondamentale, guardatelo, quindi stay tuned. Per quanto riguarda il resto, lasciate un like, se non lo siete già iscrivetevi al canale, passate in descrizione per tutti i link social. Noi ci becchiamo con il prossimo video, bella.